Buongiorno, ci rivediamo per il semplice motivo che il 7 gennaio 2022, terzo decreto legge in meno di un mese, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge appunto 1/2022, è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Cioè ieri 8 gennaio, oggi è il 9 gennaio, festa del battesimo del Signore Gesù. Così diamo le coordinate temporali della registrazione. Bene, non perdiamo tempo. Sono alcune novità abbastanza significative. Allora, premetto che da lunedì anche l'Emilia Romagna entrerà in zona gialla e quindi andate a rispolverarvi anche le normative, o meglio le prescrizioni per le zone gialle. Non sto a ripetere qui perché sennò facciamo notte. Allora, diciamo che dall'8 gennaio al 15 giugno 2022, salvo accertato pericolo per la salute, in relazione a eventuali specifiche condizioni cliniche documentate che devono essere attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, e allora in questo caso la vaccinazione può essere omessa o differita. Quindi, salvo questo caso, l'obbligo vaccinale, e per obbligo vaccinale si intende il ciclo vaccinale primario e dal 15 dicembre 2021 la somministrazione della successiva dose di richiamo, che deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti da apposita circolare del Ministero della Salute, si applica a chi? A tutti coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età, anche nel caso in cui i 50 anni vengano compiuti in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, sempre fermo restando il termine del 15 giugno 2022. Quindi, se io compio gli anni fino al 14 giugno 2022, sono soggetto all'obbligo vaccinale, come adesso andremo a vedere, cioè a quali categorie adesso andremo a vedere, a chi si applica. Allora, innanzitutto ovviamente ai cittadini italiani e degli altri stati membri dell'Unione Europea residenti nel territorio dello Stato. Direi che su questo c'erano pochi dubbi. Ai cittadini stranieri, dice il decreto, di cui gli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 286 del 98, e precisamente a coloro che sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Vi ho messo nelle slide, che poi il buon Lorenzo vi condividerà, quali sono le categorie, così ve le andate a vedere. In teoria la norma dice, perché l'articolo 35, anche i cittadini stranieri presenti sul territorio non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, quindi non solo ai regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento, e non solo quelli regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche, per richieste di asilo, per attese di adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, così li ho detti tutti, ma anche coloro che non sono in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno. Poi come si faccia, lasciamo stare. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile, che verrà poi stabilita con successive circolari del Ministero della Salute. Resta comunque fermo, in questo caso, comunque l'obbligo vaccinale previsto dagli articoli 4, 4 bis e 4 ter del decreto legge 44, ovvero l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario,
L'obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie. L'obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale, servizi segreti e tutte le varie strutture, poi le troverete elencate nelle slide eventualmente, che abbiamo già imparato a conoscere negli ultimi decreti emanati. Ok, quindi comunque, a prescindere dall'età, l'obbligo vaccinale per queste categorie, che peraltro viene ampliato in realtà, e adesso lo vedremo per alcune di queste categorie, permane, a prescindere quindi dall'età. Perché è previsto l'obbligo anche per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, che però inizierà dal 1 febbraio del 2022. Quindi anche loro saranno soggetti, come noi, all'obbligo vaccinale, ma solo a partire dal 1 febbraio 2022. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i seguenti soggetti, i seguenti lavoratori che siano soggetti all'estensione dell'obbligo vaccinale, quindi chi compie 50 anni a partire dall'8 gennaio, o che li ha compiuti ovviamente prima, nel mio caso, e ho messo l'elenco che vi leggo: personale di tutte le amministrazioni pubbliche, autorità amministrative indipendenti, compresa la Consob, la vigilanza sui fondi pensione, Banca d'Italia, enti pubblici economici, organi di rilievo costituzionale, soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni che abbiamo appena visto, anche sulla base di contratti esterni, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, componenti delle commissioni tributarie, i magistrati onorari, i giudici popolari, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia. Chiunque svolga attività nel settore privato, attività lavorativa ovviamente, e tutti i soggetti che svolgono comunque a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, viene da pensare agli stagisti per esempio, o di volontariato nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni. Bene, tutte queste categorie devono possedere e sono tenuti a esibire, possedere ed esibire, una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione, che rientra in uno di questi tre tipi che ormai anche qua conosciamo, ma ce li ripetiamo: l'avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, il cosiddetto booster; l'avvenuta guarigione con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto, in base, vabbè, con la procedura prevista dal circolare del Ministero della Salute; l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Bene, questi sono i certificati che devono essere posseduti o esibiti, quindi le lettere A, B e C bis del articolo, non mi ricordo mai, dovrebbe essere 9 bis del decreto legge 52 2021. I datori di lavoro pubblici e privati e i responsabili delle varie strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Quindi, da una parte c'è l'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione, dall'altra c'è l'obbligo per i datori di lavoro o i responsabili delle varie strutture o i responsabili, per esempio, della sicurezza nei luoghi dove si amministra la giustizia, di
C'è l'obbligo correlativo, ovviamente, della verifica del rispetto di queste prescrizioni. Questo obbligo di esibire e possedere la certificazione non si applica ai testimoni e alle parti del processo. Ed il decreto precisa che l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento. Okay? Quindi l'avvocato che non è in possesso o non riesce a esibire il certificato non può invocare il legittimo impedimento. Quali sono le parti? Bene, giusto, ho fatto un riepilogo qui per ricordarcelo, per richiamarcelo a mente. L'imputato, la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, il ricorrente, l'attore, il convenuto, i controinteressati, l'appellante e l'appellato, il ricorrente e il resistente, il creditore procedente o pignorante o interveniente e il debitore esecutato o intimato. Ho parlato non solo ovviamente di parte del processo penale, ma anche in quella del processo civile, così abbiamo preso un po' tutto. I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o che risultino privi della stessa certificazione al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, non subiscono conseguenze disciplinari e hanno diritto di conservazione del posto di lavoro o fino alla presentazione della certificazione o comunque fino al, cioè non oltre il 15 giugno 2022, quando si spera che questa questione abbia termine. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque detto, denominati, e questo, anche questo ormai lo sapevamo già. Ovviamente è vietato l'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei lavoratori che abbiano comunicato di non essere in possesso della certificazione verde o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso. Okay? Quindi chi non ce l'ha non può accedere al posto di lavoro. Perché dico questo? Perché ovviamente dove ci sono degli obblighi e o dei divieti ci sono delle relative sanzioni. In particolare, i datori di lavoro pubblici e privati, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, sono tenuti a verificare il possesso e/o l'esibizione di una delle certificazioni verdi di vaccinazione o di guarigione. Ovviamente devono controllare che cosa? Per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione che svolgono la loro attività nei rispettivi luoghi di lavoro, quindi per, diciamo, devono controllare i dipendenti, ma anche per i soggetti, sempre sottoposti all'obbligo di vaccinazione, che svolgono la loro attività a qualsiasi titolo in quei luoghi di lavoro. Quindi devono controllare l'accesso non solo dei propri dipendenti, ma anche quelli che dicevamo prima accedano per lavoro o per volontariato o per esempio per fare gli stage nei luoghi di lavoro stessi. Ovviamente il controllo, per esempio, di questi lavoratori che vengono dall'esterno è imposto sia al datore di lavoro, quindi a chi paga, diciamo, lo stipendio a questi lavoratori, che al datore di lavoro o comunque al responsabile della struttura dove questi vanno a lavorare. Ok? Quindi i datori di lavoro devono controllare il possesso e l'esibizione e ovviamente dall'altra parte è vietato l'accesso ai luoghi di lavoro ai lavoratori che non possiedono o non possono esibire una delle certificazioni di guarigione o di vaccinazione. Il mancato controllo degli accessi o l'accesso in mancanza dei requisiti è punito col solito impianto che ormai conosciamo. Giuridico, l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto legge 19-2020, convertito con la legge 35-2020, che significa semplicemente che
salvo un caso che vedremo subito dopo, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. E vengono mantenuti i consueti ormai criteri di applicazione. Sappiamo che quindi c'è lo sconto del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni e il principio che io ho battezzato chi accerta incassa. In caso di reiterazione la sanzione è raddoppiata. Ricordo che serve un'ordinanza ingiunzione per la reiterazione, quindi non applichiamola mai noi, ok? Riferiremo in prefettura e sarà eventualmente la prefettura poi a raddoppiare la sanzione. La sanzione per invece per chi acceda, per i lavoratori che accedano al posto di lavoro senza essere in possesso o senza esibire una delle certificazioni Covid-19, ovviamente di vaccinazione e di guarigione, è punito sempre con, diciamo, lo stesso impianto normativo, ma la sanzione cambia e va da 600 a 1.500 euro. Anche qui è tutto confermato come prima. Quindi 5 giorni, chi accerta incassa. In caso di reiterazione, anche in questo caso la sanzione viene raddoppiata. Sapete meglio di me ormai che sono 2,80 e 4,20 le sanzioni ridotte se uno paga entro 5 giorni. Poi è stata inventata una nuova sanzione, veramente completamente nuova. Che è quella, l'avrete sentita in televisione, di 100 euro. Allora, io ho messo nelle slide quali sono i soggetti che rischiano di ricevere questa sanzione e quali sono le procedure. Diciamo che mi limito a dirvi che i soggetti a rischio di sanzione sono coloro che alla data del 1 febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario, ovviamente parliamo di ultra cinquantenni, ok? Quindi alla data del 1 febbraio 2022 abbiano 50 anni e non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario, oppure a decorrere sempre dal 1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero, oppure ancora i soggetti che sempre dal 1 febbraio non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi, che sono 6 mesi. Questa sanzione, beh, ci sono altri soggetti che sono eventualmente sanzionabili, tra i quali anche noi della Polizia Locale, nel senso che la norma dice che la sanzione di 100 euro si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali, di cui gli articoli 4, 4 bis e 4 ter, e quindi agli esercenti le professioni sanitarie, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo attività lavorativa nelle RSA, semplifico, c'è tutto l'elenco poi nelle slide, e il personale della scuola, della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale, servizi segreti e quant'altro. La procedura la troverete appunto descritta nelle slide perché è abbastanza macchinosa e secondo me è pensata assolutamente per far solo girare della gran carta, ma questo è un mio parere personale. Dico soltanto che l'opposizione alla sanzione è competenza del giudice di pace, il che per me la dice tutta. Ma chiudiamo qui questo pietoso discorso. Ci sono questioni invece più rilevanti, perché fino al 31 marzo 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9,2, quindi il Green Pass base, e ovviamente escludendo gli infradodicenni e gli esenti, okay, l'accesso a
alcuni servizi ed attività. E vediamo quali. Dal 20 gennaio 2022, quindi fino al 31 marzo, partendo dal 20 gennaio 2022, per accedere ai servizi alla persona servirà il Green Pass base. Per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che saranno individuate con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 15 giorni dalla data in vigore della disposizione di cui stiamo parlando. Ma in questo caso, l'accesso a queste fattispecie, a questi servizi, scusate, si applicherà dal 1° febbraio o comunque dalla data di emissione del relativo DPCM, quindi non entra in vigore subito, ma questo dal 1° febbraio. Allora, servizi alla persona 20 gennaio, pubblici uffici e servizi postali, attività commerciali e quant'altro dal 1° febbraio o dalla data di emissione del DPCM. Ancora si applica dal 20 gennaio, non ci interessa, però visto che c'è, colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, cosa che noi non andremo a controllare. Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui abbiamo parlato adesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili. Una nota giusto per gli amici della Romagna, fino al 28 febbraio 2022 ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione, ovviamente anti-SARS-CoV-2, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, a questi soggetti non si applicano, dice altresì, le disposizioni di cui all'articolo 4 quinquies del decreto legge 44 e l'articolo 1 del decreto legge 229 2021, che poi se vi interessa ve ne andate a vedere, non sto adesso a raccontarvelo. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, torniamo a parlare qui di lavoro, okay, quindi solo di lavoro. Il datore di lavoro adibisce quei lavoratori a mansioni anche diverse senza decurtazione della retribuzione in modo da evitare diffusione del contagio. Io ho finito, ho messo nelle slide un riassunto dei punti di incontro che si terranno il 15 gennaio in occasione dello sciopero, quindi a seconda delle regioni troverete l'indicazione di dove ci si dovrà incontrare. Un caro saluto a tutti, buono sciopero, spero di vedere tanti colleghi con me a Piacenza. Colgo l'occasione per salutare e fare gli auguri ai tanti colleghi che in questi giorni sono ammalati o in quarantena, e uno in particolare che aveva promesso di scioperare e anzi mi aveva chiesto un passaggio in auto, il primo da chiedermi a garantirmi la presenza per essere appunto in presenza in sciopero il 15 di gennaio, un collega di cui farò solo il nome. Paolo, grandissimo somaro, perché nel frattempo se n'è andato in ferie e si è fatto contagiare facendo chissà quale immonde attività, sicuro, irriferibili in un video di questo genere, e quindi insomma, perdiamo uno scioperante in presenza e questo mi dispiace molto, ma spero appunto che sarete in tanti. Quindi buono sciopero a tutti.